citofono interno della fine dell'Ottocento, vedi Caputo, strada di Chiaia 185 Napoli, dove attraverso un congegno di cavi elettrici si abbassava questa casella bianca e andava a coprire uno di questi tondini. Vedi, il nobile, il padrone di casa, informava la servitù in quale ambiente della casa si trovava. Del regno delle due Sicilie, vedi, c'è tutta la dinastia, dinastia normanna a Ferdinando II del 1855. Questo manifesto straordinario che riguarda gli albori, i pionieri dell'aviazione. Qui ci sono le lettere dei garibaldini che venivano a Napoli prima della conquista, ci sono tutte le lettere originali. Da tempo ho maturato la convinzione che queste testimonianze non sono e non possono essere mie, ma devono essere parte integrante di una raccolta pubblica per colmare vuoti, per integrare conoscenze e per fare in modo che questo vero e proprio tesoro di curiosità, cimeli, documenti, testimonianze comunque preziose e rare possa essere condiviso, apprezzato da studiosi, cultori di storia patria, quanti hanno a cuore in altri termini la cultura. Va da sé che se alla raccolta Bonelli continua a far da contraltare la vandalizzazione delle nostre chiese, sottrazione di documenti nel conservatorio di San Pietro a Maiella, scempio immane irreparabile compiuto a Girolamini, degrado silente e inquietante che connota tutto il nostro centro storico, continuerebbe ad essere vanificata da questo modo di intendere la città e la gestione della stessa, che oltre che ad essere fallimentare è da tempo da considerarsi intollerabile. Ecco, io sono pronto, sono disponibile a offrire tutto questo tesoro e metterlo a disposizione ad horas a favore della comunità scientifica, dei cultori, degli appassionati, ma c'è bisogno che al mio impegno segua quello di chi di dovere per fare in modo che il tutto possa essere reso fruibile. Serve ovviamente una sede che possa ospitare questa mostra permanente, serve un allestimento e serve in altri termini un piccolo investimento. Se questo non manca, ovviamente non sarà difficile raggiungere l'obiettivo nell'interesse della città tutta.